per quanto riguarda fascismo o non fascismo, ma perché non si riesce ad allontanare da sé un periodo triste, triste in tutti i sensi? Ma noi abbiamo avuto l'Italia attraversata da vari eserciti, e questo, e noi dimentichiamo che abbiamo lasciato in Africa, in Etiopia, massacri, e poi facciamo un monumento a chi ha fatto quei massacri. Perciò dico, attenzione, ecco, la dittatura, tutte le dittature per me sono la cosa peggiore che possa capitare, capito? Perché la democrazia e la libertà, a parte che hanno bisogno di essere sempre coltivate, ma in democrazia si può anche sbagliare, come diceva Bobbio, ma si può anche correggere, capito? In una dittatura. E poi lo stiamo vedendo oggi. Vediamo in Ucraina quello che succede a Gaza, eccetera, insomma, no. Il fascismo, perché poi adesso, sì, fascismo, nazismo, ma i tedeschi si sono resi conto di questo, capito? In Italia no. Poi abbiamo avuto in seguito anche il fatto che i vent'anni di dittatura, il tessuto amministrativo, poliziesco, era quello, ed è continuato in forme diverse, ma è continuato, capito? E per questo non abbiamo avuto una bella e grande Costituzione, ma poi non è stata messa in pratica. Non sarebbe male se coloro che hanno vissuto quel periodo facessero un esame profondo, capito? Dire va bene, uno delle volte inciampa e chiede scusa, ma questi non lo riescono a dire. C'è stato solamente uno, Fini il quale ha riconosciuto. Ma che vogliamo? Avevamo un impero di carta e giovani che sono morti. E il pericolo è questo, che bisogna stare sempre molto allertati. Ecco, io vedo, certo, non vengono come successe negli anni 20, insomma, no. Però non vorrei che i miei nipoti e pronipoti soprattutto vivessero periodi come questo, insomma.